Continuano a crescere in Toscana i casi positivi al coronavirus, che oggi sono 986. A Prato invece anche oggi la curva dei contagi è infrenata, con 37 nuove positività, la provincia migliore dopo Grosseto che ne ha 19. La maggioranza dei nuovi positivi pratesi di oggi sono a Prato, 32, con due casi a Cantagallo e Carmignano e uno a Vaiano. In totale sono 3 i minori in età scolastica, di 8, 10 e 11 anni. L'ASL non segnala nessun focolaio particolare in provincia. Tra i nuovi casi toscani, invece, 865 sono stati identificati in corso di tracciamento e 121 da attività di screening. Su 10.851 persone attualmente positive, la quasi totalità si trova in isolamento a casa, 10.340, perché non ha bisogno di particolari cure sanitarie. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono invece complessivamente 511, 71 in più di ieri, di cui 62 in terapia intensiva. Escludendo i tamponi di controllo, nell'ultimo giorno sono state sottoposte a test 7.178 persone, di questi il 13,7%, dato più alto rispetto a ieri, è risultato positivo. Purtroppo si contano anche 12 morti, che fanno lievitare a 1.206 il numero dei decessi da febbraio, quando è iniziata l'emergenza sanitaria. Nessuno dei decessi riguarda Prato. È sempre caos invece sul fronte tamponi, soprattutto con gravi problemi per le famiglie che hanno figli che vanno a scuola. In tanti lamentano attese anche di 5 o 6 giorni per avere i risultati dei test, con i ragazzi che, pur stando bene, non possono ritornare a scuola, creando notevoli difficoltà nell'organizzazione familiare, soprattutto per i bambini più piccoli. La soluzione potrebbe essere nei tamponi rapidi, che finalmente dovrebbero partire, una volta risolto il problema tecnico legato al software per prescriverli da parte dei medici e dei pediatri.